tutti youtuberiani, popolo di YouTube, benvenuti in GiarTV in questo mio nuovo appuntamento settimanale. Come vedete sto facendo più appuntamenti, o comunque ogni tanto faccio qualche appuntamento di più, perché prendo l'occasione per parlare di questo, di quell'altro, insomma, cazzi e mazzi, come al solito, no? E oggi, in questa puntata, di che cosa parlerò? Inizierò a fare, diciamo, a introdurre una sorta di cosa ne penso di, una sorta di reaction, di riepilogo, insomma, un po' di roba riguardante serie TV e cinema e anche altro. Allora, oggi voglio fare sia un confronto, ovvero tra Gomorra la serie e Suburra, questa nuova serie Netflix che io vi consiglio, e che ho iniziato a vedere appunto da oggi, no? Ho deciso di vederla perché ci hanno bombardato, almeno io, nelle pubblicità di internet. Anche quando guardo altre serie, sempre mi capita, anche su YouTube stesso c'è la pubblicità di sto Suburra, ho detto bene, incominciamocelo. Anche perché avevo visto, quando è stato l'anno scorso più o meno, o due anni fa addirittura, non mi ricordo preciso, però mi sembra più l'anno scorso, e c'è stato Suburra il film con Claudia Amendola, che se non l'avete visto, ragazzuoli, io non è un vedetelo che se no vi spacco il culo, no, è un vedetelo perché comunque... va visto perché è un bel film. Siccome avevo visto già il film, ho detto vabbè, dai, cominciamo pure questa serie TV. Io tra Narcos, Gotham, Gomorra, Game of Thrones, che è finito e che aspetterò il 2019 per vedere, insomma, no? Ci sarà questa storia tra zio e nipote? Che avranno Joe Smo e la biondona? Daenerys, che avranno oppure no? Comunque, torniamo al discorso, ho deciso appunto di fare dei riepiloghi di ogni puntata che vedo, per dove vi dico la mia. Più o meno farò una sorta di reaction, anche se le reaction nei film, nei telefilm sono difficili perché sarebbero ore e ore di montaggio, e a me tutto questo rompimento di palle lo lascio soltanto per le canzoni o per altri filmati più piccoli. Allora, farò questo confronto appunto tra Gomorra e Suburra, più che altro un primo impatto, perché sto alla prima puntata, no? Non so voi, ne sto ancora alla prima, sono già arrivati forse a fine stagione. Comunque, raga, che dire, questa prima puntata molto molto bella, è stata accattivante, l'ho vista e ho detto subito voglio andare avanti, anzi appena ho visto i primi minuti ho detto me la voglio vedere, perché comunque molto buona come è girato, è molto buono. Sembra un po' più indipendente rispetto a Gomorra, non so che produzione, se ci sia una grossa o una piccola produzione sotto, però sembra un po' più underground come serie, diciamo così, molto meno commerciale. Come vedete, raga, c'è sulla maglia, apro sta piccola parentesi, della Juventus, che oggi gioca con la Lazio. Si tifa Juve, mi raccomando, i tifosi vi voglio carichi, perché dobbiamo vincere questa partita. Comunque, raga, torniamo a quello che è Suburra, a questo che è il primo episodio. Allora, che cosa si è visto? Ci sarà pure lo spoiler, quindi se non volete lo spoiler, skippate il video, andate avanti dove parlo di altre parti, perché giustamente io non capisco, raga, quelli che dicono uno spoiler, ma qualcosa devi pure spoilerare, sennò che cazzo ti devo raccontare? Che oggi sono alzato, sono andato in bagno, ho mangiato, ho fatto lo spuntino. Insomma, se si parla di una serie TV, di un film, un po' bisogna spoilerare. Allora, che cosa succede in questa prima puntata? Praticamente si vede, come in ogni telefilm, è una puntata pilota, una pilot, e quindi si vede un po' con Roma, più o meno come è divisa nei quartieri, diciamo, fra virgolette, di queste famiglie mafiose, barra zingari, barra appunto omini de panza, no? Come si dice a Roma, omini de panza, va. E niente, si vede appunto il confronto fra il politico, diciamo, tutti i sotterfugi che fanno, i preti, la chiesa, il clero, la mafia, appunto tutte queste cose qua, tutte queste persone che si dividono a Roma.
ufficialmente e ufficiosamente. Allora, come nel film c'è appunto la figura del samurai, che nel film è stata interpretata da Claudio Amendola. Qua non so ancora i nomi degli attori, quindi non rompere il cazzo. C'è appunto questa figura del samurai che comunque gestisce un po' tutto il traffico di coca, di tante altre cose di Roma, e se lo spartisce, se lo divide con le altre gang locali, no? Chiamiamole gang, ma di gang non è che si tratta. E niente. Si vede appunto la famiglia, appunto, chiamiamola così, del samurai, la famiglia di Ostia, che c'è questo ragazzo che si chiama Otto, che sarà uno dei protagonisti. Si vede poi la famiglia degli Zingari, e poi c'è un quarto ragazzo che sarà sempre uno dei protagonisti, che è Lele, che è un ragazzo della Roma normale, manco media, perché il padre era un poliziotto, quindi la famiglia da 1.000-1.500 euro al mese massimo, che si sta laureando, però è entrato in un giro più grande di lui. Ancora non so come andrà a finire, perché sono la prima puntata. E insomma, si vedono questo, c'è questo incrocio di questi personaggi. Vi dico soltanto questo per ora, perché non voglio tanto spoilerare. Quindi di questa puntata l'epilogo è un po' questo. Cosa mi è piaciuto di questa puntata? Mi è piaciuto che comunque, diciamo, è un po' alla stile Gomorra, però è più romanesco, quindi andiamo più sull'Italia del centro, quindi ci saranno più incroci comunque di regioni, quindi si è già visto un interagire di persone del sud, quindi dei siciliani che vanno a Roma. Non vi dico cosa fanno, perché se no vi spoilerò troppo. Questi sono i piccoli spoiler che posso fare. C'è la Gerini, a quanto ho capito è lei, penso sia Claudia Gerini, che è un bel pezzo di gnocca, nonostante la sua età. Quindi un motivo in più per vedere questa serie. Allora, il confronto con Gomorra la serie. È ancora difficile dire quale delle serie mi piace di più, però Gomorra la stravince, perché ho visto due stagioni e sto stra aspettando la terza, anche voi, lo so. E niente, non vi so dire, insomma, quale delle due stagioni. Facciamo un confronto tra la prima puntata, magari. È la prima di questa, sono alla pari. Secondo me è un prodotto che può essere alla pari di Gomorra, può essere esportato anche oltre fuori dall'Italia. Bisogna vedere come si evolve. Io di puntata in puntata faccio l'epilogo. In questa prima puntata vedrete un'introduzione, una puntata pilot, quindi si vedono quelle che sono le famiglie. Rispecchia per ora molto il film, perché appunto si vede questo sensei, si vedono. E se sensei, sto samurai, sensei e Karate Kid. In questo dojo non c'è la paura. Non dovete barare a me, no? Allora, si vedono appunto questo incrocio tra queste famiglie, queste discussioni, il territorio, no? Vedetevelo, perché merita. E niente, questo era quello che vi volevo dire. Questo è il piccolo video che ho fatto dedicato appunto a l'epilogo, a questa, chiamatela come cazzo vi pare, chiamatela reazione a questa prima puntata, e a fare, diciamo, un discorso tra Gomorra e, insomma, e Suburra. Chi vincerà fra le due non si sa ancora, non lo so, ve lo dirò appena vedrò tutto, perché non so quante puntate, quante serie faranno anche di Suburra. Potrò dirvi qualcosa a breve. Ci vediamo alla prossima puntata di GianTV, alla prossima puntata dedicata al cinema e alle serie TV. Ciao! Dato che c'ho sta maglietta, un buon calcio a tutti, un buon fine settimana. Iscrivetevi al canale, condividete il video, che mi fa piacere, perché voglio dire, voglio pure crescere, quindi non vi dico non mi fa piacere, non mi farebbe piacere. Insomma, dato che ormai non sto facendo più video su Rap and Other, vi consiglio, a chi non si è iscritto, di iscrivervi e di andare a sentire i miei pezzi, le mie cover, i miei pezzi originali. Insomma, no, fate quello che cazzo vi pare. A breve esce un nuovo pezzo di cui non dirò manco il titolo, uscirà nel canale Rap and Other, quindi state connessi. Grazie del supporto, ciao e alla prossima, ragazzi.